L'Italia si lancia contro Equitalia, a Napoli un assalto, a Milano due esattori vengono aggrediti, a Roma arriva un pacco bomba. Tutte notizie che abbiamo avuto modo di raccontare subito dopo l'avvenimento delle stesse nella giornata di venerdì e poi ancora minacce, insulti, odio. Equitalia catalizza tutto questo, tanto che addirittura i loro dipendenti adesso hanno paura, il fisco e gli esattori. È vero che sin dalla notte dei tempi, insomma, non sono mai piaciuti a nessuno, ma la situazione è inaudita allo stato attuale di cose e probabilmente non è nemmeno da ricondurre alle cartelle pazze, né tantomeno a un'efficienza amministrativa, forse eccessiva nella richiesta del recupero crediti, perché poi di questo si tratta quando parliamo di Equitalia. Ancora la manifestazione a Roma, quella che ha causato tante e tali polemiche con dei manichini legati sotto i ponti. Insomma, Equitalia al centro del dibattito anche politico, perché poi si è spostata anche su un piano puramente politico. Sarà al centro della nostra puntata di Roma Anch'io. Questa sera io do subito il buonasera a Matteo Menicucci, il bentornato. Saremo insieme fino alle 22, così come saremo insieme ai nostri radioascoltatori, a coloro che anche questa sera hanno scelto di sintonizzarsi qui sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. Partiamo dalla questione Equitalia. Perché c'è tutto questo odio contro Equitalia? Noi lo chiudiamo subito al professor Carlo Lottieri, filosofo liberale italiano, uno dei fondatori dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto qui su 99.8 Grazie. di Radio Yes. Partiamo dalla domanda che potrebbe sembrare la più semplice di tutte. Perché tutto questo odio nei confronti di Equitalia? Ma io credo che ci siano dei fattori contingenti legati alla crisi economica, legati alle difficoltà in cui si trovano tante imprese, legate anche ai metodi talvolta utilizzati da Equitalia, considerati da molti troppo sbrigativi e poco rispettosi. Ma poi sullo sfondo c'è un problema molto più grave, che è la crisi della rappresentanza e la crisi del rapporto tra i cittadini, specialmente i cittadini contribuenti e lo Stato. Ecco perché comunque c'è anche nell'odio nei confronti di Equitalia, diciamo, per un collegamento effettivo, c'è anche una situazione di malumore, di malessere nei confronti dello stesso Stato, perché Equitalia è una propaggine dello Stato stesso. Certo, non dimentichiamo mai che l'Italia è arrivata ormai ad avere la pressione fiscale più alta all'interno dei paesi OCSE, quindi al mondo, e tutto questo Non sentiamo sono più. scadenti. Ecco, professore, abbiamo perso per un attimo il collegamento. Ah, scusi, Quindi ma stavo dicendo che abbiamo una pressione fiscale altissima alle stelle, con servizi in vari casi scadenti, ma tutto questo poi si colloca all'interno di una percezione dello Stato che è molto particolare, cioè c'è una delegittimazione sempre più ampia, non solo della classe politica, ma più in generale della classe dirigente, cioè sindacalisti, magistrati, intellettuali, giornalisti, eccetera. E questo scollamento tra la società che produce, diciamo così, e chi dovrebbe in vario modo rappresentarla, chiaramente crea queste tensioni. E poi c'è il fatto che i suicidi lo attestano, la crisi economica è terribile e colpisce una parte in particolare della società, non colpisce certo la funzione pubblica, non colpisce le grandi imprese, colpisce le piccole e piccolissime imprese. quindi è una questione anche di disincanto, così la potremmo definire. Certamente, la nostra società, una società tra l'altro, questo va detto, che continua a avere un apparato istituzionale di tipo ottocentesco, quindi con un ruolo importante anche, oh, scusami, Prego. non Questo è il bello della diretta. avevo, sì, dello Stato, quindi con un ruolo, come dire, molto importante dello Stato, come poteva essere appunto che deriva da una certa epoca, ma al tempo stesso ha una società completamente diversa, una società che non crede più ovviamente nei miti ottocenteschi della nazione, dell'unità e così via, e quindi di fronte a certe richieste risponde diversamente. Ecco, io nell'intervista che è uscita oggi sull'inchiesta Sì. dicevo, mentre i nostri nonni erano pronti a morire per l'Italia, oggi non è più così. Quindi un senso di appartenenza forse che è anche venuto meno, Che è venuto meno, e forse certo. anche la consapevolezza che lo Stato, di cui Equitalia è una rappresentazione, una propaggine, così l'abbiamo definita in apertura, in ogni caso opera per il bene collettivo.
E questa consapevolezza non c'è più, anche perché di fatto, come dire, in tanti casi non è così, perché le cronache ci dicono in realtà che dietro, come dire, alla retorica della nazione, dell'Italia, del bene collettivo, ci sono interessi molto, molto specifici, ecco, e ben individuati. C'è un meccanismo redistributivo, dicevo prima, che favorisce alcune parti della società e ne danneggia altre. C'è una parte del paese che è stabilmente perdente nel suo rapporto con lo Stato, e c'è una parte del paese invece che è stabilmente, come dire, beneficiaria, e questo crea tensioni terribili. Quindi diciamo un'Italia spaccata tra i blitz della Guardia di Finanza nei luoghi insomma, della Movida, mi riferisco magari, mi viene in mente Cortina, mi viene in Certo. mente insomma, il litorale, dall'altro canto coloro che non riescono effettivamente a pagare queste tasse e quindi si trovano le cartelle esattoriali pazze, come sono state poi definite, perché effettivamente non possono, non hanno i mezzi per pagare. Esattamente, soprattutto c'era l'opposizione tra quanti, come dire, applaudono, no? Come dire, i blitz, e quanti invece ogni volta alla televisione vengono informati di questo, sentono sempre di più una pressione forte, anche psicologica, dello Stato su di sé, perché appunto non riescono a tenere, in qualche caso addirittura, in qualche caso patologico evidentemente, in qualche caso, come dire, anche di logoramento psicologico, arrivano a suicidarsi. Però, come dire, questa lunga lista di suicidi la dice lunga, la punta dell'iceberg di un paese che è la parte più produttiva, le piccole e medie imprese, che sono sempre state, come dire, il fiore all'occhiello di questo paese, che sta naufragando. È stato molto chiaro, professore. Noi siamo a ringraziarla della sua disponibilità ed augurarle un Grazie a buon voi, è lavoro. stato un piacere. Buona serata. Grazie al professor Carlo Lottieri, filosofo liberale, tra l'altro uno dei fondatori dell'Istituto Bruno Leoni.